Ciao, mi chiamo Francesco Danza e siamo a bordo della mia imbarcazione. Sono il comandante della Donzella, che è una barca diving che porta fino a 12 persone e si trova ormeggiata a Porto Ercole. Oggi insieme ai ragazzi faremo l'immersione che si chiama Nasim 2 in realtà. Si trova a Giannutri, nella cala di Cala Maestra. L'immersione parte più o meno dai 45 metri. Il Nasim era una barca mercantile che trasportava una nave, mercantile che trasportava automobili. Le cronache dicono che si è inaffondata nel 76, faceva una rotta tra Livorno e l'Africa del Nord. E una notte del 76 ha urtato Punta Pennello. L'urto ha provocato uno squarcio sulla dritta, sulla parte a prua di dritta, che è tuttora visibile. In effetti il Nasim 2 è affondato in maniera parallela alla costa, con la prua che dà verso Punta Scalette e la poppa invece verso Punta Pennello, ed è praticamente adagiata sulla parte sinistra, sulla chiglia sinistra, quindi diciamo che il ponte guarda verso il Monte Argentario e l'isola del Giglio, da questa parte qua. È una delle immersioni più belle e più impegnative anche di Giannutri, in quanto essendo fonda è un'immersione definita tecnica, proprio perché parte da 45 metri e il fondo si trova più o meno tra i 55 e i 60 metri. Il Nasim 2 trasportava automobili e quando ha urtato Punta Pennello durante l'affondamento, chiaramente parte del carico è caduta dalla stiva e adesso c'è una parte della parete di Cala Maestra che ospita queste automobili fondamentalmente. Perciò ci sono due punti di immersione in realtà qua. Si può fare la parete con le macchine del Nasim, la cui profondità arriva più o meno ai 35-40 metri, oppure si può andare direttamente sopra il Nasim, che tuttora non è pedagnato, però diciamo c'è una boa più o meno a 2 metri di profondità, quindi è visibile anche dalla superficie, e scendendo direttamente sul pedagno si arriva proprio sulla prua del Nasim 2.